Ciao a tutti, mi chiamo Luca Fantacone, sono direttore marketing per il repertorio internazionale di Sony Music. Mi occupo di tutto quello che riguarda il lancio, la commercializzazione e la comunicazione dei progetti internazionali del repertorio Sony Music nel territorio italiano e dell'exploitation, ossia dello sviluppo all'estero di alcuni progetti italiani che possono trovare un pubblico anche al di fuori dell'Italia. Il mio laboratorio all'interno del master si occupa fondamentalmente dell'evoluzione del marketing sulla musica negli ultimi, più o meno negli ultimi 20 anni. Non è un laboratorio che si basa su una cronologia storica, ma un laboratorio che fondamentalmente mette molto a fuoco le differenze su che cosa voleva dire fare marketing prima della rivoluzione digitale, diciamo prima del 98-2000, e che cosa vuol dire invece adesso, in un mondo discografico, diciamo, caratterizzato da un tipo di comunicazione diversa, da un tipo di produzione della musica diversa, soprattutto da un tipo di fruizione della musica molto diversa. In un mondo, oltretutto, dove ormai il consumo di musica è fortemente orientato allo streaming, il modello di business più importante è quello dello streaming, nonostante l'Italia sia ancora un mercato dove più o meno la metà del consumo di musica avviene ancora in fisico, ma le modalità di comunicazione, le modalità di commercializzazione, di strategie di marketing sono state totalmente stravolte da quello che è successo appunto, diciamo, all'inizio degli anni 2000, fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.